Benvenuti in questo video. Questa volta sarà la prima volta in cui sentirete la mia voce e vi volevo aggiornare sui bacchi da seta che, piccolo spoiler, sono diventate falene. Questa qua è la Baco Station, anzi la Bachi da Seta Station, che non so, adesso non è più Bachi da Seta, ma è falena Station. Se ve lo chiedete, no, la scatola non è chiusa perché sennò gli animali sarebbero già morti. Infatti c'è questo buco per farli respirare. Già si può intravedere un poco, ma giusto un poco, che là c'è una strana cosa che si muove ed è una falena. Già vi inizio qua, vi giro il telefono perché piccolo avvertimento. Oddio, mi stava per chiedere il telefono. Piccolo avvertimento. A chi non piacciono gli insetti, non guardi sta parte. E quando ci sarà questo rumore qua, significa che la parte sarà finita. Ok? La parte più schifosa, ecco. Chiudete gli occhi, non lo so. Fate quello che volete. Dezoomiamo un po' perché se non si capisce niente e apriamo il sarcofago di Tutankhamon con con uno strumento di sicurezza, in questo caso un pennarello arancione. Oddio, la falena. Tranquilli, non volano, anche se hanno le ali. Oddio, ecco, ho paura che mi viene. Oddio, ecco. Ah, abbiamo un problema tecnocratico. C'è una falena attaccata al tetto. Sembra un video. Ah, no, due. Sembra un video comico, ma non sto scherzando. Adesso con un pennarello ve la faccio vedere. Ok, non odiatemi per quello che vi sto facendo guardare. Ah, sta facendo le uova sul tetto. Non mi immagino quando nasceranno i bachi da seta. Ecco, quello là è il sedere. Quello là invece è la falena intera. Piccola pausa pubblicitaria che durerà pubblicitaria adesso, che durerà pochissimo. Ricorda di iscriverti e di cliccare la campanellina. Per favore, mettete like. E iscrivetevi perché ci ho messo tipo mezz'ora per pensarlo sto coso e anche per farlo. E ci ho messo anche mezz'ora per trovare il cavalletto. Aspettate un secondo. Armati di guanto, vedete la mia reaction. Tranquilli, forse vomiterò sopra il telefono. Mi tolgo l'orologio perché non lo vorrei rovinare. Tre. 2, 1. Via bottiglia. Oddio.
C'ho abbastanza paura con questi animaletti. Non è un buon segno che il guanto è bagnato, eh? Non so se si vede, forse no, però il guanto è bagnato. Forse non si vede, però. Ok. Ah. Aiuto. Oddio. Problemi tecnici. Sì, problemi intanto tecnici. Una falena è volata a 300 all'ora. Però vi giuro, non volano normalmente. Ah, ok. Abbiamo in primo piano due falene che si accoppiano. Cerco di zoomare un botto. Forse non ci riesco. Aspe. Vabbè, non si vede. Se non si vede, facciamo la mia tecnica. Scusate perché la poca professionalità, ma sono ritagli. Ecco, quella falena là e l'altra sono insieme. E una falena si agita, questa qua, si agita come se non so cosa. Diciamo che quella falena là è un po'... Aspetta, l'abbiamo persa dal mirino. Diciamo che quella falena là è un po'... Che poi vi... vi vorrei dire anche un aneddoto che è successo. Ed era che anche una mia amica, che adesso la chiameremo Giovanna, però non è il suo vero nome, questa, la mia amica Giovanna, anche se non so il suo vero nome, non è il suo vero nome, non è il suo vero nome, per la privacy, Giovanna, anche lei aveva delle falene, e in pratica si bloccavano in un angolino e sbattevano le ali, tipo, avete presente quando vi vibra il Nokia 3310 che appena vibra un poco fa un chilometro di strada e cade giù dal comodino? Ecco, tipo vibravano in quella maniera. E se questa Giovanna, che non è il suo vero nome, guarderà questo video, ecco, speriamo che non mi insulta nei commenti. Che poi dentro il nome Giovanna c'è il suo vero nome. Ecco, vedi questo segreto qua.